È un gubbio da vertigini. Nel giorno del ricordo di Marco Pierotti, ultras rossoblù, e del dottor Renato Rialti, storico tifoso nonché ex medico e dirigente del gubbio, omaggiati dalla società e dai tifosi rispettivamente con un mazzo di fiori e un minuto di silenzio, i rossoblù di Torrente dominano l'entella che esce dal Barbetti con le ossa rotte, travolto da un gubbio che non lascia scampo ed impone il proprio gioco ad una delle squadre più blasonate e più attrezzate dell'intero girone B di C. L'unico indisponibile tra le file del gubbio è Fantacci, con Torrente che nel suo 4-3 ritrova sia Signorini che Boulevardi. L'entella di Mister Volpe risponde con il 4-3-1-2 dai grandi nomi: Silvestre, ex Milan e Inter, in difesa, De Sena, ex Cagliari, a centrocampo, e Schenetti dietro le punte, Lescano e Mercai. Il gubbio arrembante da subito, e al 16esimo i rossoblù concretizzano l'ottimo avvio di gara. Dopo una ripartenza, Mannì arriva al limite e scarica per Cittadino, che prende la mira e calcia con la palla che si alza infilandosi sotto l'incrocio del secondo palo. Un gol magnifico per il centrocampista classe 1994, che sblocca il match con la sua prima gioia in rossoblù. Al 26esimo proteste del gubbio per un reiterato tocco con il braccio in area di Silvestre su doppio tentativo di Sarau, ma per l'arbitro Tremorada di Monza è tutto regolare. Il gubbio gioca un gran calcio, dominando per tutto il primo tempo una Virtus Entella tramortita e sorpresa dalla prestazione dei padroni di casa, bravi a creare ma meno a concretizzare. Così, dopo un ottimo primo tempo chiuso sull'1-0, il gubbio rientra in campo nella ripresa con il coltello tra i denti, con l'intenzione di ammazzare la partita. Al 53esimo Sarau riceve palla sui 25 metri, si gira e da fermo col mancino a girare trova una meravigliosa traiettoria che si incastra all'incrocio, non lasciando scampo ad un incolpevole Paroni. Primo gol con il gubbio anche per il bomber ex Catania, che si sblocca con una rete da Cineteca. Prova a reagire. Al 54esimo un'entella ferito al cuore con il colpo di testa di Silvestre, sul quale Ghidotti fa buona guardia, ma i lupi, appena un minuto dopo, azzannano la preda lasciandola definitivamente esanime. Il solito imprendibile Arena danza tra le linee e verticalizza per l'inserimento di Magni, che scappa via alla retroguardia ligure e anticipa Paroni in uscita, facendo passare la sfera anche sotto le gambe dell'estremo difensore ospite, siglando un tanto meritato quanto sorprendente 3-0. Primo gol in stagione e rossoblù per l'ex attaccante di Lecco e Catanzaro. Una squadra con qualità ed esperienza come l'Entella non deve però mai essere sottovalutata, perché al 59esimo trova il gol che ridona speranza. Barlocco crossa dalla sinistra, al centro trova Lescano che aggancia e calcia potente, con Ghidotti che riesce solo a smorzare il pallone che si infila in rete per il gol del 3-1. Sull'inerzia della rete segnata, l'Entella si affida ai suoi giocatori più tecnici per provare a rientrare definitivamente in partita. Al 63esimo Schenetti riceve dalla sinistra e si accentra, si aggiusta la sfera calciando dai 16 metri con la palla che si stampa sul palo interno a Ghidotti battuto, sfilando poi in rimessa laterale. Dopo lo spauracchio, il gubbio allenta la pressione della partita, addormentandola, non rischiando più nulla fino alla fine dei 4 di recupero, portando a casa una vittoria che fa volare i rossoblù a 8 punti in classifica e fa salire alle stelle l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare a sognare. Il prossimo appuntamento è la trasferta di Grosseto, in programma sabato 25 alle ore 17:30.